Radio Radicale, siamo col vicepresidente del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani di Forza Italia per parlare insomma di quello che è successo in quello che è stato definito il Sofagate con Erdogan e la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Allora, lei che conosce benissimo le istituzioni europee, anche il cerimoniale, avrà incontrato anche spesso Erdogan, volevo sapere qual è stata la sua impressione sulla diversità di trattamento che c'è stata nei confronti del Presidente dell'Unione Europea Jean-Michel e la von der Leyen, e che cosa ha ravvisato secondo il suo modo di vedere. Ursula von der Leyen è Presidente della Commissione Europea, quindi è una delle massime cariche dell'Unione. È vero che quando si è fuori dai confini dell'Unione la prima autorità a rappresentare l'Unione è il Presidente del Consiglio, ma bastava, se si voleva, aggiungere un'altra poltrona e trattare Ursula von der Leyen come un vero capo di governo. Non è stata solo una gaffe istituzionale, è stato un tentativo, secondo me, anche di ridicolizzare l'Unione Europea da parte di Erdogan, uno sgarbo voluto. E se poi questo sgarbo si accompagna alla decisione di uscire dalla Convenzione di Istanbul, che punta a tutelare i diritti delle donne, certamente non si tratta di buoni segnali che arrivano da quel paese. Tutta la nostra solidarietà a Ursula von der Leyen, ci auguriamo che non ci sia un continuo peggioramento dei rapporti tra Unione Europea e Turchia. Senta, pensa che l'atteggiamento di Erdogan sia cambiato radicalmente negli ultimi anni? Secondo lei che cosa ha determinato questo atteggiamento a suo modo di vedere? Assolutamente sì, è cambiato. Certo, ci sono state molte resistenze in Europa per l'adesione della Turchia all'Unione, ma anche la Turchia non ha fatto abbastanza. Evidentemente Erdogan pensa di trovare uno spazio vitale, egemonico per la Turchia nei Balcani, nel nord dell'Africa e anche nel Medio Oriente. E quindi un cambiamento c'è stato anche dal punto di vista culturale. La vicenda di Santa Sofia è un altro messaggio chiaro. C'è un tentativo di puntare su un Islam diverso da quello tradizionale della Turchia, e quindi si sostiene anche all'interno del paese un fondamentalismo che non va bene. Tant'è che ci sono proteste da parte delle donne, da parte di conculcare la libertà dei giornalisti, insomma sono cose che non funzionano. Eravamo abituati ad avere un'altra Turchia, alla quale siamo grati per aver fronteggiato il comunismo e l'Unione Sovietica negli anni della Guerra Fredda. Quella Turchia di allora, oggi non c'è più. Siete preoccupato del clima di tensione che c'è nel paese? Martedì qui c'è stata una manifestazione con legittime istanze, ma nella quale c'erano parecchi infiltrati. Allora, cosa c'è che deve cambiare? E soprattutto questo clima, diciamo, di incertezza ritiene che sia dovuto anche alle problematiche relative alle vaccine, alla campagna di vaccinazione? Ci sono una serie di concause. Certo, per uscire dalla crisi bisogna arrivare all'immunità di gregge, per fare questo bisogna vaccinare il maggior numero delle possibile di persone. Non ha aiutato e non aiuta l'atteggiamento delle agenzie del farmaco di Amsterdam e di Roma, gli atteggiamenti tentennanti e contraddittori del mondo della scienza, che deve avere il coraggio di assumersi le responsabilità. Non si può tutto lasciare nelle mani della politica, perché un politico non è uno scienziato, quindi non può decidere se un vaccino fa bene o non fa bene. Gli scienziati hanno dato dei messaggi che di fatto hanno intralciato il lavoro del governo e del piano vaccinazioni, perché generando confusione e dando messaggi poco chiari creano dubbi della cittadinanza. I cittadini devono essere protagonisti della campagna di vaccinazione. Detto questo, ora bisogna invertire anche qui la rotta, dare messaggi certi, messaggi chiari e
pensare ad un cronoprogramma, noi stiamo lavorando come Forza Italia a un progetto per le riaperture, per fare in modo che all'inizio della stagione estiva si possa ripartire con il turismo, e questo utilizzando anche il passaporto vaccinale, utilizzando tutti gli strumenti che permettano all'Italia di poter sfruttare quel grande pozzo di petrolio che si chiama turismo. Ultima domanda sull'impressione che ha fatto il fatto di durante le vacanze pasquali di poter andare in altri paesi dell'Unione Europea dove c'era un altro clima e vivere in questa condizione. Poi l'ultima cosa, Garavaglia, il ministro del turismo, ha detto che il 2 giugno sarà la data in cui si potrà riprogrammare un'apertura in grande stile. All'inizio dell'estate bisogna riaprire e far ripartire il turismo. La possibilità di viaggiare all'estero è un po' una bizzarria, è giusto fare poi al momento del ritorno un periodo di quarantena, certo sono cose strane che creano poi disagio fra i cittadini. Bene, grazie ad Antonio Tajani.